José Rallo, donna fugata. In Sicilia produce vini soprattutto piacevoli, direi, e complessi. Ci piace sedurre il consumatore con una piacevolezza immediata del gusto, ma anche lasciargli un gran ricordo con una grande complessità. È il caso del nostro Ligea, che produciamo a Pantelleria, frutto da uve Zibibbo. È un vino molto particolare, è un bianco molto profumato che viene da un'isola vulcanica, è un bianco che ha delle note di profumo di zagara, di pompelmo, delle note anche floreali, un bianco perfetto da bere per esempio per un aperitivo estivo al tramonto, un bianco che può appunto essere aromatico ma essere anche un vino del sud. Sono tante le occasioni di consumo del consumatore di oggi, c'è chi cerca esclusività e allora magari può trovare nei nostri vini Cona grande soddisfazione, penso al Mille e una Notte o al Berrier Passito di Pantelleria. C'è chi cerca buon umore e allora è alla ricerca di un vino fruttato, fresco, come può essere il Ligea o come può essere per esempio il nostro ultimo nato, il Frappato di Vittoria Bellassai. La fugata ha un bel rapporto con l'arte, direi un dialogo che è andato avanti per 24 anni dal giorno in cui abbiamo incontrato Stefano Vitale, l'autore delle illustrazioni delle nostre etichette. Abbiamo una collezione di etichette d'autore uniche che raccontano i colori della Sicilia, i profumi dei nostri vini, la personalità dei nostri vini. È il caso di Bellassai, una giovane donna, nobildonna siciliana, che racconta alla brezza della Sicilia i profumi del lampone, delle fragole, della violetta, tutto quello che si può trovare dentro la nostra bottiglia. Donna Fugata, abbiamo già visto, produce sull'isola di Pantelleria, un'isola di natura vulcanica, produce a Conte Sentellina, dove nasce appunto il Mille e una Notte, il nostro vino rosso icona. Produce a Vittoria, nel sud-est della Sicilia, dove si coltiva il frappato, un'uva autoctona molto molto interessante e piacevole. E dal 2016 anche sull'Etna, dove coltiviamo il Carricante e il Nerello Mascalese. Abbiamo fatto la vendemmia appunto a ottobre sull'Etna e i vini naturalmente usciranno tra qualche anno. L'idea di Donna Fugata è quella sicuramente di rappresentare al meglio i diversi territori della Sicilia, ma anche di poter coltivare la nostra terra nella maniera più sostenibile, più rispettosa possibile. La sostenibilità in agricoltura per noi ha significato il risparmio energetico della vendemmia notturna nel 98, la produzione di energia pulita con il fotovoltaico a partire dal 2001, l'abbandono del concime chimico, l'abbandono dei diserbanti chimici e quindi tante buone pratiche che attestano il nostro amore per la terra, soprattutto il nostro desiderio di lasciare integro il nostro patrimonio alle future generazioni.